Ragazzi, posso rubarvi la linea per poi ritarmela subito sì, dopo? Sì. Ok. Proprio tra a brevissimo. Sì, sì. Adesso abbiamo. Sì, però posso. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ok, allora continuate a tostare. Sì, sì, intanto. Cara Cristina, noi che momento abbiamo? Che momento particolare abbiamo? Allora, è un momento particolare, hai detto benissimo, perché il personaggio è particolare. Dopo l'avremo a divano, ovviamente. Dopo l'avremo a divano, quindi scioglieremo ogni vostro dubbio. Ma prima di questo vorrei salutare le persone che ci stanno scrivendo. Sulla barriera di Facebook ci scrive così Giuseppe, molto da stadio, ciao la ole ole, poi vai Nerone e infine Cruda. È cruda, diciamo. Beh, la capiamo solo noi. Solo noi. Poi c'è Anastasia Mancino che scrive ciao ragazzi, ma è arrivato il momento musicale di questa sera, il primo momento, con un artista molto particolare. Diamoci un tono. Prova. Ok. Signore e signori, Pierangelo Fevola. Si sente? Però, vuoi, guarda, il mandolino puoi farci qualsiasi cosa. Ma poi così vestito puoi veramente anche rimanere così immobile. Io che andavo a sonnare, se non sa stare, non è che verso mai, ma trovo a lotto a te. Mi sento piaciuto di stare in allegria, io la malinconia non sa c'è per me. Di vittorine che ci posso fa. Ma non importa se sono qua a sbagliare. Io rido su una chiagna, si stonca disperata, si non ha già mangiato, rido senza pensare. Ma pare che renna, ogni tormenta passa, già se la crea spassa, che all'era si posta. Sarà difetto grosso di succa, ha, 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 ha. Non me ne importa se sono che sbaglia. La nonna mia diceva che tutte le faccende facevi serena e così voglia fa. Che suo difetto mio, uggiamo lo sapita, zema con me rita, che bene va farà. Ridire gli ammaia, che bene da fare. Bellissimo, Pierangelo! Non vedo l'ora di averti qui al microfono. Tullio, sì. Vai!